Ciao ragazze, allora oggi sono qui per rispondere al tag del video tag, scusatemi il gioco di parole, TMI tag, ovvero Too Much Information Will Kill You. È un tag che hanno proposto le americane, ma molte youtuber italiane stanno facendo. In questo caso a me mi ha taggato Malou qui su YouTube Nemotrino. Vi lascio giù nell'info box il link al canale di Malou Cara. È una ragazza stupenda, adoro i suoi trucchi, davvero è molto molto carina. Io la seguo davvero con piacere, mi fa morire, l'adoro, davvero l'adoro. Quindi ti mando un bacione, Malou, e sono contentissimo che mi hai taggato, non mi aspettavo proprio, davvero, sono rimasta senza parole, quindi sono contentissima di rispondere a questo video tag. Allora, inizio con le domande perché ne sono abbastanza, ce l'ho qui, sul cellulare. Allora, cosa sta indossando? In questo momento sto indossando questo maglioncino che porta, cioè grigio antracite che porta questa finta camicia in pelle e il pantalone di tuta perché sto in casa e le ciabatte, cioè niente di particolare. Sei mai stata innamorata? Sì, lo sono tuttora. Hai mai avuto una brutta rottura con un ragazzo? Una brutta rottura, diciamo no, cioè. Ho saputo che poi lui mi è andato smerdiando in giro perché l'ho lasciato, ma sinceramente è il pegno che secondo me qualsiasi ragazza deve pagare perché lascia il proprio ragazzo, insomma, perché si è innamorata di un altro. Quindi credo che è il pegno che bisogna pagare tutte, cioè il fatto che lui rosica e ti va smerdiando in giro con chiunque, anche con, lo so, con un vecchio che incontra per strada, per dirvi, cioè io ho saputo robe assurde, però sapete, ci ho passato su, non mi interessa. Quanto sei alta? Numero 4. Sono alta 1,58 m, non sono molto alta, quindi sono piccoletta. Quanto pesi? Allora, prima l'epoca bella pesavo 69 kg, io adesso credo che avrò messo qualche chilo, quindi 70-71 credo, però molto molto prima pesavo 80 e passa chili. Hai qualche tatuaggio? No. Hai qualche piercing? Ho soltanto il piercing al naso, non so neanche come l'ho fatto perché io tengo paura di queste cose, però mi piaceva e me lo sono fatto nella mia gioventù. E poi poi, ho perso. Allora, la numero 8, OTP, coppia preferita. Come coppia preferita, il mio capitano, cioè Francesco Totti e Ilary Blasi, sono bellissimi, sono due fighi assurdi e sono due bravissime persone, mi piace perché fanno davvero tanto bene, fanno parte di tanti progetti umanitari e sono davvero fantastici. Programma preferito, purtroppo, diciamo, il programma preferito no, le mie fiction preferite, e in questo caso hanno fatto Peccato e Vergogna, e in assoluto è Squadra Antimafia, la mia fiction preferita, a parte che c'è Marco Bocci, ragazzi, non è possibile, non è, cioè, che uno non vedete quella fiction. Comunque, come programma preferito, diciamo, io mi vedo queste fiction, quindi quando ci sarà, insomma, le continuazioni delle fiction che inseguo, mi sto lì azzeccata a vedermi quello. Gruppi o cantanti preferiti? Ce ne sono. Allora, la mia cantante preferita è Mina, io l'adoro. Ma c'ho tanti e tanti, tanti cantanti. Poi mi piacciono molto i Red Hot Chili Peppers. Mi piace. Cosa mi ascolto? Cosa mi ascolto? Vabbè, in particolare io ascolto i Red Hot Chili Peppers perché sto in fissa in quest'ultimo periodo, anche se questa settimana non ho avuto modo di ascoltare musica, eccetera, eccetera, però principalmente mi ascolto Mina e le canzoni di Mina, mi piacciono tanto. In questo momento non mi vengono in mente tutti i cantanti e gruppi, eccetera, eccetera. Qualcosa che ti manca in questo momento? Niente, sinceramente. Canzone preferita, oggi sono io, cantata da Mina, però non da Alex Britti. Quanti anni hai? 25. Segno zodiacale.
Segno zodiacale Scorpione, qualità che cerchi in un ragazzo. Allora, innanzitutto, vabbè, deve essere simpatico, prima cosa, perché se trovi uno che ti fa scendere la palla a terra, può essere bello quanto vuoi tu, ma se ti fa scendere la palla a terra, sora mia, non credo che è una cosa fattibile. Simpatico, gentile, deve essere comunque carino, piacente, so, devo dire la verità, non ho uno standard preciso di ragazzo, quindi vi ripeto, l'importante è che è simpatico, perché se no davvero se incontrate un tipo con la palla a terra, raga, cioè non ce la potete mai fare, consiglio personale. Poi, citazione preferita? Non saprei. In questo momento che faccio questo video davvero alla cazzo di cane, cioè ho preso ta e ho aperto la webcam e sto registrando, non mi viene in mente. Attore preferito? Allora, un attore preferito in assoluto è Johnny Depp, cioè secondo me Johnny Depp se gli danno un copione che deve, che ne so, deve fare un qualsiasi tipologia di personaggio, lui è in grado di farla, cioè è qualcosa di spettacolare quell'uomo, a parte che è qualcosa di una bellezza stratosferica all'età di 55 anni, quanto cazzo di anni tiene lui, però lui qualsiasi ruolo, qualsiasi cosa interpretare, lo fa in maniera impeccabile, è il top, raga. Per me è il top Johnny Depp. Poi 18, colore preferito, il nero, però mi piace molto per gli accessori, il rosa, queste cose qui. Comunque per l'abbigliamento il nero, cioè, infatti si vede, sto sempre con colori molto scuri perché snelliscio la figura. Colore preferito, il 19, musica ad alto o basso volume, dipende dalla canzone, però sinceramente ascolto tutto ad alto volume, mi piace di più. Dove vai quando sei triste? Da nessuna parte, sto nel letto e mi ammostrio da sola. Ammostrio significa, capito, mi abbatto da sola, capito, niente di che. Quanto tempo impieghi a fare la doccia? Dipende quello che devo fare. Ovviamente se devo scendere al lavoro ci metto pure 5 minuti, cioè ta ta ta. Poi se posso stare per rilassarmi ci posso stare pure un'ora sotto la doccia a farmi tutte le robe, l'olio, le cose. Dipende da quello che devo fare. 22. Quanto tempo impieghi a prepararti la mattina? Devo dire la verità, non ci crederete. Cioè, se per dirvi una ragazza di Salerno, parlo di loro perché io sono di Salerno, mi trovano in mezzo alla strada la mattina, non mi riconoscono perché io la mattina non mi trucco. Cioè, io mi scoccio proprio di truccarmi la mattina. Non lo so perché, non lo so, mi sveglio, sto lì, mi lavo, faccio, però non ce la faccio a truccarmi. Cioè, mi scoccio proprio, non lo so perché. È un difetto perché voglio dire. Ci vuole sempre, bisogna essere in un certo senso sempre presentabili, però raga, io mi scoccio, ce la faccio e quindi sto come una sciazza la mattina e il pomeriggio cambio totalmente persone, infatti pure i miei clienti dicono, ma la ragazza di stamattina, cioè figuratevi in che stato pietoso vado al lavoro. 23, sei mai stata coinvolta in una rissa? No, ma ne ho assistite diverse, soprattutto nei locali. 24, cosa ti attrae in un ragazzo? La 24 e la 25 è sempre cosa ti attrae in un ragazzo. Allora, i ragazzi secondo me devono avere un certo tipo di fascino, però purtroppo aspettate che un certo tipo di fascino, un certo tipo di non so che, di un alone di mistero, non lo so. Purtroppo questi uomini, ragazzi, parliamoci chiaro, non esistono, cioè è inutile che vogliamo stare qui a parlarne. Peccato al mio fidanzato, però veramente un uomo col fascino è una specie estinta, secondo me, non ci sta niente da fare, quindi il fascino in un uomo è qualcosa che ha Gabriel Garco, però per esempio, solo che lo guardi con quello sguardo misterioso, il fascino ce l'ha, ad esempio, per dirvi.
26, il motivo per cui ho iniziato a fare video su YouTube. Volevo semplicemente condividere la mia passione con qualcuno. Le mie amiche, diciamo, non amano molto il trucco, il beauty in generale, cioè sono molto semplice come ragazza, a me piace molto, mi piace proprio mettermi lì e imparare il più possibile per realizzare dei bei trucchi. Sto lì a vedere video perché voglio perfezionare, insomma, il mio modo di truccarmi, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di aprire un canale su YouTube per condividere una passione con altre ragazze, in questo caso con voi, ma anche per, non lo so, per sapere la vostra, magari su qualche prodotto che compro, per vedere voi come vi siete trovate, un consiglio, per esempio il fatto di resuscitare i prodotti con l'olio di mandorle, io non lo sapevo, cioè davvero scopri cose nuove grazie a voi, grazie insomma ai vostri commenti, è bello, davvero bello. Poi, paure, gli insetti, cioè io ho degli insetti, una paura assurda, in particolare degli scarafaggi grossi, enormi, cioè che noi qui definiamo scerpole, nel senso non sono quegli scarafaggi capito neri che penso che in qualsiasi città esistono, come mi devo far, che sono diciamo bagarozzi, ecco, bagarozzi in questo caso così, no, da noi sono così. E volano, è un qualcosa di schifoso. Io sarei capace di svenire, di morire di infarto per una bestia del genere. È la mia fobia più assurda, gli insetti, ma in particolar modo queste bestie di merda. E ho paura, proprio paura. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere. L'ultima cosa che mi ha fatto piangere. Non mi ricordo, raga, sinceramente, non, però non è che ho pianto in questi giorni, devo dire la verità, quindi più che altro mi prendo e mi commuovo per qualcosa che vedo in TV, oppure per, che ne so, se accade qualcosa di brutto che dicono al telegiornale, mi commuovo perché mi dispiace, queste cose qua, insomma. Poi, l'ultima volta che hai detto ti amo, ieri sera al mio fidanzato. Poi, significato dietro al tuo nome di YouTube. Allora, Mona mi chiamano le mie amiche, io in realtà mi chiamo Simona, le mie amiche mi chiamano Mona. E Bunny perché mi piaceva moltissimo il programma Playmate di le ragazze di Playboy su Entertainment e quindi stava bene Mona Bunny e quindi ho fatto questa fusione tra questi due nomi e poi ho messo 88 perché l'altro era già occupato, una roba del genere, non mi ricordo, però è una cosa del genere. Poi, aspettate che ho perso le domande come una cazzona. Ecco qua. L'ultimo libro finito di leggere, ho finito diciamo la trilogia di 50 sfumature di grigio, mi è piaciuta tantissimo, troppo troppo bella, infatti sono curiosa di vedere il film e soprattutto di vedere chi faranno interpretare Dorian Gray, l'uomo dei sogni di tutte le donne, insomma. Libro che stai leggendo, nessuno. L'ultimo programma guardato, nessuno, perché questa settimana non ho visto niente di che proprio, zero. L'ultima persona con cui hai parlato, prima, cioè l'ultima persona proprio, prima ho parlato con mia madre mentre giravo video che viene sempre a rompere le palle, che ha detto che se ne usciva e se ne andava. Ho detto che cazzo me ne frega, cioè vai dove ti pare. Comunque, tipo di relazione tra te e la persona che ti ha inviato l'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio che ho qui è una ragazza che mi ha richiesto l'amicizia da poco, quindi è semplicemente una ragazza che mi segue su YouTube e mi sta ringraziando e gli sto spiegando che non mi dovete ringraziare se vi accetto la richiesta di amicizia, perché io non sono un papa, sono una persona normale come voi.
E quindi questo. Cibo preferito, mi piace molto la pizza e le pappardelle con i funghi porcini, quanto caspita sono buone. Poi, posti che vorresti visitare, vabbè, infinità, Giappone, America, Cina, Thailandia, Londra, Parigi, cioè, neanche a Londra e Parigi sono andata per dirvi, cioè, ce ne sono un'infinità di posti, però purtroppo è questione di money, insomma. L'ultimo luogo in cui sei stata, l'ultimo, ma inteso che cosa? Boh, non ho capito come è intesa, se è intesa come vacanza o intesa come luogo, cioè, non lo so, sinceramente, come intesa sta domanda, quindi, cioè, sono stata sinceramente tutto il pomeriggio in camera a girare video, quindi non lo so se è intesa però come vacanza, perché l'ultima vacanza che ho fatto, vera e propria, sono stata in Grecia, l'anno scorso, nada de nada. Hai una cotta per qualcuno? No. L'ultima volta che hai baciato qualcuno, ieri sera il mio fidanzato. L'ultima volta che ti hanno insultato. Insultato, vabbè, sotto il video di Spettegules, le bimbe minchia, che difendono le loro eroine, queste robe qua, ma a me non me ne frega proprio, cioè possono dire quello che vogliono. Io il cervello lo tengo, loro forse se lo devono andare a comprare al supermarket, secondo me. Poi. Il tipo preferito di caramella, le caramelle quelle lì gommose, quelle lì morbide, mi piacciono un sacco, o le liquirizie, poi quelle lì tipo gli orsetti dell'Haribo, quei tipi di caramelle lì mi piacciono tanto e anche la rossana mi piace. Quali strumenti suoni? Nessuno. Il tuo accessorio preferito? In questo periodo mi piacciono molto le collane, sto indossando molto le collane che avevo accantonato da un bel po', quelle lì però che vanno tipo sotto al collettino delle camicie, quelle lì non so il genere di collana, tipo insomma collier, non so spiegarvi il genere di collana, però mi sto appassionando molto alle collane. Ultimo sport praticato? Nessuno. Ultima canzone cantata, penso sia qualcosa di Mina, ma in questo momento non mi ricordo quale. La tua frase preferita per rimorchiare? Sinceramente, non ho una frase preferita per rimorchiare, né tantomeno mi sogno di andare a rimorchiare qualcuno, seppure non ero fidanzata, eccetera, eccetera, certo non andavo a rimorchiare, cioè, ma che domanda è? L'hai mai usata questa? Non saprei cosa significa questa domanda, non saprei cosa dire. È un po' scabrosa, quindi no comment. Cioè, che caspita di domanda è, voglio dire, l'hai mai usata? Vabbè, 49. L'ultima volta che hai passato del tempo con qualcuno, ieri sera sono stata a casa di amici e ci siamo divertiti tanto perché il tempo qui è una merda. E quindi per evitare di morire di freddo siamo stati a casa, siamo ordinati una pizza e abbiamo fatto caciara. 50, che è il prossimo che dovrebbe rispondere a queste domande. Allora, io per questo diciamo video tag voglio taggare Federica, Derry Bruno, voglio taggare Daniela Ciotolina, qui su YouTube, voglio taggare Carmela, del canale Non Fashion and Beauty, Eleonora Manni, Eleonora. E niente, adesso non so presente. Comunque, voglio taggare queste ragazze e vi lascerò giù nell'info box i link ai canali di queste ragazze. E niente, ragazzi, io spero di avervi strappato un sorriso. Ho fatto una cosa tanto alla cazzo di cane, come uscivano, insomma, le rispose veramente molto improvvisato. Non le ho lette neanche. Cioè, ho visto il video di Malou giorni fa, però vi assicuro che non mi ricordavo queste domande. Infatti. La 48 l'hai mai usata? Che cazzo di domanda è? Comunque, vabbè, io vi mando un bacione forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, belle mie!